E oggi presentiamo in questo bellissimo scenario del Museo De Felice presso il Caos di Terni, la rivista Memoria Storica, la rivista scientifica del Centro Studi Storici che dura, cosa abbastanza inusuale, dal 1992. Non sono io il fondatore, sono semplicemente stato l'erede di questa testata. Abbiamo cercato però di mantenerla viva, di giocare sicuramente sul piano della scientificità, ma anche con qualche concessione alla divulgazione. Siamo arrivati al numero 50-51, il numero che presentiamo è un numero doppio, assai ricco di apporti, è un numero, diciamo così, non tematico, presenta saggi che di vario spessore e di varia ampiezza su argomenti diversificati rispettando le piste di ricerca appunto dei singoli collaboratori. C'è un bellissimo saggio di Miro Virili su un tema, diciamo così, che sta all'ordine del giorno della riflessione o dovrebbe essere all'ordine del giorno della riflessione della città, il famoso disegno di Leonardo, il famoso disegno della cascata che si trova negli Uffizi e su cui c'è stato già si è dibattuto, ma forse non siamo alla soluzione finale. Forse questo articolo di Miro Virili, che non vuole togliere meriti a nessuno, che rimangono sicuramente atto mio, però vuole prendere spunto per spingere verso la continuazione degli studi scientifici intorno a questa identificazione con la mano di Leonardo, del grande Leonardo. Miro Virili lo fa sul piano del paesaggio storico, cercando di confrontare appunto il paesaggio esistente con la sedimentazione storica. E poi la rivista è alquanto ricca. Quando è uscita in ottobre c'era la ricorrenza di Caporetto e quindi ci sono tre saggi che si fregiano del titolo, anche dell'emblema dei 150 anni, che ci sono stati concessi, il simbolo, diciamo, il logo, ci è stato concesso dall'Istituto di Storia del Risorgimento di Roma, e riguardano proprio Caporetto e un diario di una nostra concittadina che non vive più qui, la nipote di Cianca, che ha scritto un bellissimo saggio appunto sul nonno, senza però grande passione, controllando pienamente gli aspetti sentimentali che pure evidentemente ci sono, ma rivestendo il tutto di una grande oggettività, di natura scientifica. E poi ci sono altri saggi di altro tenore, ce n'è uno sul sindacalismo rivoluzionario dell'inizio del Novecento, su documenti però di prima mano di Marcello Marcellini, e poi ci sono degli apporti dei nostri amici di Orte, di Enrico Fuselli, che scava intorno ad alcuni aspetti antropologicamente rilevanti, come la prostituzione, i temporali, l'uso delle campane, che riguardano Amelia, poi un'indagine di Cherubini sulle diasille, cioè questa preghiera canto di natura popolare, appunto, siamo nell'ambito della cultura antropologica. Poi c'è Graziana Meschini, Michele Benucci. Diciamolo, io posso dirlo, uno dei grandi esperti ternani nei beni culturali, ma soprattutto nella dimensione del disegno, dell'incisione. Michele è sicuramente un esperto di buona fama oramai e sta cercando di indagare la cartolina, la produzione industriale ternana del papà di Graziana Meschini, che è appunto Giovanni Meschini, un romano trasferitosi però a Terni, che negli anni 30 impianta una vera e propria industria di produzione di
di cartoline dipinte a mano. E la Graziana Meschini, allieva di Mirimao all'inizio degli anni 30, giovanissima, arriva a frequentare le sindacali e le mostre ternane insieme con il maestro e con i grandi artisti, i bravissimi artisti della cosiddetta scuola ternana, che in qualche modo tutti conoscono.